Dimmi, di che parla il libro che leggevi? La principessa di Marte? Parla di un uomo di nome John Carter, che da capitano dell'esercito della Virginia settentrionale diventa un condottiero marziano. Inizia con lui che fugge dagli Apaci e si nasconde in una caverna magica che lo trasporta sul pianeta rosso. Allora comincia a farsi interessante. Aspetta, hai detto che l'eroe era un ufficiale confederato? Un ex confederato. Ha combattuto per la schiavitù. Non puoi mettere un ex davanti a questo. Le storie sono come le persone. Amarle non le rende perfette, cerchi di apprezzarle, trascurando i difetti. Sì, ma i difetti restano. Sì, è vero. Ma adoro i racconti dell'orrore. Adoro che gli eroi possano vivere avventure in altri mondi, lottare circondati da altri, sconfiggere il mostro, salvare tutti. Un ragazzo nero del Southside di Chicago non arriva a farlo. Se non si arruola nell'esercito. Non mi sono arruolato per l'avventura, ma per scappare da mio padre. E la cosa più buffa è che è lui la ragione per cui torno a casa mia. È malato? È sparito.